Grazie, e sono particolarmente contento di avere l'occasione di partecipare a questo seminario, un seminario che si colloca all'interno di una congiuntura molto particolare per il nostro paese, come ha ricordato Tiziano. Dunque, farò qualche considerazione sul tema del welfare, su cui sono stato sollecitato a intervenire, ma vorrei partire con qualche nota sulla congiuntura più generale in cui stiamo vivendo. Partiamo dal piano da rovesciare. Dal Next Generation EU, dal Recovery Plan. Nonostante le molte critiche che si potrebbero fare, naturalmente, questo piano esemplifica un atteggiamento dell'Unione Europea di fronte alla crisi pandemica, sindemica, totalmente diverso rispetto a quello tenuto di fronte alla crisi finanziaria del 2008 e poi del 2010 e seguenti, la cosiddetta crisi dei debiti sovrani. Credo si debba assumere che oggi sono in discussione in Europa, ma anche altrove nel mondo, alcuni capisaldi delle politiche neoliberali degli ultimi decenni, sul terreno monetario, sul terreno del bilancio, sul terreno della spesa pubblica. Dobbiamo assumere questa crisi in modo molto sobrio, senza pensare che necessariamente ne possa venire qualcosa di positivo per noi, per essere chiari. E dobbiamo interrogarci, credo, sulle ragioni che stanno dietro al diverso atteggiamento dell'Unione Europea di fronte alla crisi pandemica rispetto a quello che abbiamo visto e subito 10 anni fa. La differenza di approccio dell'Unione Europea è certo dovuta alla violenza della pandemia e delle sue ricadute economiche e sociali, ma è anche dovuta al fatto che è diffusa tra le classi dominanti in Europa la consapevolezza della circostanza che le politiche dell'austerity non avevano funzionato da un punto di vista capitalistico. La pandemia, da questo punto di vista, impatta su società ed economie in Europa che, sia pure in modo diverso, erano ancora duramente segnate dagli effetti della crisi del 2008. E a questo corrisponde, credo, una consapevolezza all'interno delle classi dominanti del fatto che si era giunti, prima della pandemia, ripeto, a un bivio tra stagnazione secolare e riorganizzazione complessiva del capitalismo. Credo che qui ci sia un criterio per valutare lo stesso governo Draghi, quantomeno le intenzioni di Draghi, a partire dalla profonda differenza tra questo governo rispetto al governo Monti del 2011. Se a quest'ultimo, a Monti, era sostanzialmente richiesto di eseguire politiche di austerity decise altrove, tra l'altro dallo stesso Draghi, come sappiamo, oggi Draghi
si assume il compito di ridefinire l'assetto del capitalismo italiano nella cornice di quello europeo e globale, secondo la classica modalità capitalistica della distruzione creatrice e assumendo digitalizzazione e conversione ecologica come assi fondamentali di azione. Mi sembra un punto importante per noi. Se lo condividiamo, ne consegue che le lotte sul lavoro e le lotte sociali non possono attestarsi su una posizione di semplice resistenza. Ne consegue che le lotte sul lavoro e le lotte sociali devono osare l'offensiva e l'anticipazione delle tendenze in atto. Ed è in questo senso che credo debba essere posta la questione del welfare, una questione che è assolutamente centrale in Next Generation EU e nel programma del governo Draghi, così come è stato presentato in Senato qualche giorno fa. È centrale a partire dai temi della salute e dell'istruzione. In un volantone dell'Assemblea del Mondo che verrà, uscito subito prima di Natale, abbiamo dato una serie di indicazioni preliminari sulla questione del welfare, assumendola prima di tutto come fondamentale terreno di lotta e sottolineando che parlare di welfare non può significare in nessun modo oggi immaginare un ritorno alle politiche di welfare della seconda metà del Novecento in Europa occidentale e anche in Italia. Lo sappiamo bene. Molti interventi, molte politiche che saranno proposte nei prossimi mesi riprenderanno in un modo più o meno sistematico, ibridandoli con altri linguaggi, elementi e razionalità neoliberali, dalle partnership tra pubblico e privato alla valutazione, dai criteri aziendali al riferimento ossessivo al capitale umano. E tuttavia credo che i cospicui investimenti che si prospettano apriranno sicuramente degli spazi per elaborare e imporre, sulla spinta di forti lotte, elementi di programma per la realizzazione di un diverso sistema di welfare aperto all'invenzione di nuovi diritti e nuove tutele che possano accrescere il potere dei subalterni e degli sfruttati. Credo che questa sia un'opportunità data nella situazione attuale, ma è un'opportunità che dobbiamo sapere cogliere. Senza forti lotte sul terreno del welfare, questa opportunità evidentemente andrà persa e il campo rimarrà libero per gli sperimentatori di nuove alchimie neoliberali sul terreno del welfare. Vorrei chiudere ponendo una questione che mi pare fondamentale in generale, tanto più in un seminario
come questo. Dal punto di vista del sindacalismo di base e sociale, credo che si debba pienamente riconoscere il fatto che le lotte sul welfare non sono in alcun modo separate dalle lotte sul lavoro. Non sono, in altri termini, lotte settoriali. Vale in fondo a questo proposito quello che avete scritto nell'introduzione al seminario a proposito della necessità di superare la contrapposizione tra salario e reddito, una contrapposizione che, come sappiamo, negli ultimi decenni ormai molti danni ha creato in questo paese nel dibattito di movimento della sinistra sindacale. Le lotte sul welfare, come ci ha insegnato il femminismo, sono lotte sul terreno della riproduzione e per questo sono lotte profondamente femminilizzate anche al di là dello straordinario protagonismo femminile, in particolare nelle lotte sulla salute e sull'istruzione. Le lotte sul welfare, ripeto, sono lotte sul terreno della riproduzione e la riproduzione è oggi componente fondamentale della stessa produzione, in particolare dal punto di vista della forza lavoro. Pensate ad esempio, da questo punto di vista, all'esperienza migrante in Italia. Un'esperienza che è continuamente collocata sul crinale tra produzione e riproduzione. Sicuramente quando quell'esperienza è esperienza di lavoro domestico e di cura, ma anche quando è esperienza di lavoro nei campi, un'esperienza di lavoro nei campi che è legata a una drammatica mancanza dal punto di vista dell'assicurazione delle condizioni fondamentali della riproduzione sociale della forza lavoro. Per concludere, e spero che poi ci sia l'opportunità di discutere, eventualmente anche di tornare a intervenire, in una situazione come quella attuale, caratterizzata da crescente eterogeneità della forza lavoro, da una vera e propria moltiplicazione delle condizioni, degli status, delle figure del lavoro, il welfare si presenta semmai come terreno di potenziale convergenza e ricomposizione, come terreno di espressione della dimensione cooperativa che, pur in presenza dell'eterogeneità di cui ho appena parlato, contraddistingue il lavoro vivo nel suo complesso. Sul terreno del welfare, quel che è in gioco nelle lotte è evidentemente la conquista, l'appropriazione di significative quote di ricchezza sociale che possano funzionare come base, lo dicevo all'inizio, per l'incremento del potere sociale dei subalterni, degli sfruttati, chiamiamoli come vogliamo. Vi ringrazio.